Ciao a tutti e bentornati un'altra volta su Alexans Bros Channel. Questa volta un unboxing di un prodotto veramente veramente interessante e funzionale. Parliamo di IFM per dispositivi iOS e iPod, che è praticamente, come potete vedere, come potete leggere sulla confezione, è un ricevitore FM. Come ben sapete, gli iDevice non hanno il ricevitore FM integrato come tanti altri dispositivi. E per sentire la radio FM direttamente via etere, via senza fili, senza utilizzare internet che va a consumare tanti carini megabyte, che come sappiamo bene i megabyte non sono illimitati su piattaforma mobile, quindi questa applicazione potrebbe, questo sistema, questo dispositivo con la relativa applicazione potrebbe esserci veramente veramente comodo. Questo dispositivo è stato acquistato fuori dall'Italia proprio perché in Italia non è disponibile, non è stato importato, e il prezzo si aggira all'incirca, l'ho acquistato importato dall'Inghilterra su Amazon e spedizioni incluse, si aggira intorno a 25-26 euro conversione dalle sterline fatta. È compatibile anche con tutte le versioni di iOS, l'unico problema è che possiate entrare nello store. Quindi è compatibile anche con l'ultimissima 6.1.3. Andiamo ad aprirlo a vedere un po' all'interno che cosa troviamo. Non sentite l'audio sotto dell'apertura, perché non mi sembrava una cosa ottimale lasciare sotto tutto questo rumoraccio di scartoffie che si aprivano. Qui trovate le solite istruzioni, dove ci viene mostrato che può essere utilizzato anche con gli iPod normalissimi senza installare software, aggiornamenti o altre robe strane, e grazie all'apposita applicazione può essere utilizzato sull'iPhone. Andiamo a chiudere il confezione. Qui troviamo l'adesivo normalissimo che viene dato anche con l'Apple, che essendo un dispositivo dell'Apple, un'aggiunta dell'Apple, viene dato anche qui il solito adesivo che non utilizzeremo mai. Qui abbiamo il dispositivo, che è un po' sudicio e sporco perché ha già due mesi, è già stato utilizzato a due mesi, e per questo ve lo recensisco se lo riesco a tirar fuori. Ok, ma è piccolino e carino, non è tanto ingombrante. Questo è il dispositivo, anche questo è il retro. Troviamo davanti la porta dock normalissima, non la Lightning, essendo un dispositivo comunque abbastanza vecchiotto, esiste dall'iPhone 4. E comunque, se volete usarlo sull'iPhone 5, già la Griffin ha lasciato sul suo sito in vendita un adattatore per la Lightning e funziona egregiamente. Andiamo a provare quindi questo dispositivo direttamente sull'iPhone, attaccandolo. Questo cellulare ha subito un po' di cadute, ma è ancora perfetta, dovrebbe essere funzionante. Non dico nulla prima della... Andiamo ad attaccarlo. Come ben sapete, non è cosa abbastanza semplice, dato che non so se potete vedere, ma qui c'è un cavalletto per effettuare la registrazione. Ecco, la prima cosa che vado a dire è che l'audio non lo potrete sentire dalla porta del cellulare, dal jack del cellulare, ma lo potete sentire soltanto dal jack dell'adattatore, del dispositivo, proprio perché questo dispositivo va a ricevere la radio per i fatti suoi, in un certo senso. Non è il cellulare che ci rinvia il segnale, ma direttamente fa tutto il dispositivo, che per una certa cosa può risultare comodo, ma per altre no, come ad esempio problemi nella ricezione della chiamata. Se riceviamo una chiamata e siamo collegati con le cuffie a quel dispositivo, la chiamata non verrà deviata sul jack dell'IFM. Non si sa se questo è un bug, perché in teoria doveva funzionare, ma con la nuova versione di iOS non funziona. Come potete vedere, va anche sul jailbreak, e ci sono tutte le funzionalità della radio FM, come l'RDS, che è quel sistema che vi mostra l'informazione sulla stazione. Come avete visto, lo slider del volume non funziona, bisogna usare quello sull'app, e cliccando qua abbiamo il sistema per cambiare stazioni girando questa ghiera comodissima. Possiamo inoltre aggiungere la stazione ai favoriti, che troviamo qui in questa lista, che possiamo poi ricliccare qualora ci venisse comoda. Qui è l'impostazione, dove possiamo scegliere la regione tra Stati Uniti, Europa e Giappone. Ovviamente ognuna ha delle frequenze sue, scegliamo Europa per avere le frequenze italiane. Qui è l'accensione e lo spegnimento del dispositivo. Infatti adesso, se riesco a cliccare ok, lo spegnimento, non potremo più utilizzare, si blocca la banda che avevamo selezionato e non potremo più utilizzarlo, perché è proprio andato in stand by il dispositivo. Non so che cosa serva questa opzione, ma comunque è già integrata.
Andiamo a riaccenderlo perché voglio farvi mostrare il multitasking. Infatti funziona egregiamente e perfettamente anche col multitasking. Quindi potete ascoltarvi la musica e intanto effettuare tutte le altre cose che volete fare col vostro cellulare. Quindi vi saluto. E vi saluto dal mio cellulare, dal dispositivo. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Alex Hans Bros. Ciao a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Mi piace e iscrivetevi. Ciao.